nel centro della Sicilia. Pensate, c'è una località denominata Piana degli Albanesi, quindi c'è tutto un programma, ma la lingua che lì si parla non è la lingua degli immigrati dall'Albania degli ultimi 10-15 anni, è una lingua, pensate, che risale al Medioevo. Incredibile, ma vero. Le prime parole che imparano, diciamo, i bambini sono ta, che significa papà, buk, che significa pane, uy, che significa acqua. Sono, diciamo, i primi termini che i bambini da piccoli imparano. Mo, che è la mamma, e poi tutto, man mano che si parla, cominciano a parlare, tutti i vocaboli sono tutti, diciamo, in albanese. Che nel 1300, alla fine del 1300 e all'inizio del 1400 c'è stata un'invasione da parte dell'impero ottomano, e quindi da parte del Papa Innocenzo III e il re Ferdinando II ci fu la necessità di frenare questa invasione, e quindi chiesero aiuto all'eroe Skanderberg, e ben ci riuscì. E così a Roma c'è una lapide di Giorgio Skanderbeg, grande eroe e difensore della fede e della cultura occidentale. Altresì il popolo albanese, per salvaguardare le proprie tradizioni, è scappato dall'Albania, e quindi venendo in Europa, qui abbiamo la realtà in Italia, del sud Italia, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, con realtà di comunità fondate dagli albanesi, che vengono chiamati qui a Piana. È stata fondata nel 1488, che è un grosso centro, perché praticamente conserva maggiormente le tradizioni della lingua, dei costumi e del rito bizantino. Se entriamo al bar o in sala giochi, sentirete parlare tutti in albanese. Si sente, c'è un po' di confusione, però stanno parlando tutti in albanese. Noi ci teniamo, diciamo, a parlare l'albanese, perché vogliamo che i nostri figli debbano sempre continuare a parlare, diciamo, la lingua che è stata dei nostri antenati. Anche se noi, diciamo, dobbiamo dire la verità, noi siamo siciliani, siamo cittadini italiani, però che ci teniamo a queste tradizioni, sia della lingua sia anche del rito, perché in chiesa abbiamo il rito ortodosso, diciamo, queste sono cose, diciamo, che ci teniamo a che si tramandano, diciamo, in famiglia. Molte parole, diciamo, albanese si sono un po' imbastardite con la lingua italiana o col siciliano. Tipo noi, per esempio, il gelato diciamo gelat, già la radice è sempre quella, anche se in albanese il gelato si dice aculore, proprio nella lingua originale albanese. Il comune, molte parole ora di scrittura albanese da una quindicina d'anni che si usa il bilinguismo. Infatti, se lei viene da alcuni punti del paese, ci sono lingua albanese e lingua in italiano.